Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale Torx. Oggi siamo in compagnia dell'RVX Air Cross, un vogatore molto particolare. Iniziamo intanto a farlo scendere così lo vediamo un po' meglio nella sua interezza. Eccolo qua. Vediamo dimensioni. 2400x620x1060 mm, ma la caratteristica principale di questo vogatore, il suo cuore pulsante, è qui nel suo sistema di frenaggio, un sistema di frenaggio ad aria ideato appositamente per cercare di simulare il più fedelmente possibile una vogata in acqua. Il sistema ha 9 livelli di regolazione facilmente selezionabili tramite una ghiera che permette di aumentare o diminuire la resistenza di utilizzo. Poggiapiedi regolabili con cinturini indipendenti, quindi molto comodo, potete stringere i piedi in maniera indipendente. Catena di traino solida, robusta, ma che permette un movimento fluido e senza nessuna resistenza superflua. Il sedile, come vedete, scorre in maniera molto ma molto fluida, guardate, basta un semplice tocco grazie ai suoi cuscinetti a sfera e al binario in alluminio appositamente studiato. Questo è un prodotto che va a collocarsi proprio per natura di cross training a cavallo di due situazioni. È un prodotto professionale a tutti gli effetti, nel vostro studio, nella vostra palestra troverà sicuramente spazio, ma trova un ampio spazio anche nell'uso home, infatti fa parte della famiglia Chrono Pro Line, per un utilizzo domestico e un utilizzo di tutti i giorni. Impugnatura ergonomica, la possiamo vedere da qua, sagomata perfettamente e molto molto funzionale, ma lo vedremo poi più avanti con qualche dettaglio. Una dashboard compatta LCD blu black light che dà tutte le informazioni in maniera bella compatta e riassuntiva all'interno della dashboard. Nel Tech Corner di oggi non andremo a mettere sotto la lente di ingrandimento nessuna parte tecnica perché le abbiamo viste quasi tutte qua, andremo a mettere sotto la lente di ingrandimento l'utilizzo. Abbiamo detto che si prefigge anche un utilizzo domestico e quindi diamo un consiglio all'utilizzatore, magari che a casa si avvicina, su come posizionarsi e su come utilizzarlo in maniera corretta e al meglio. Adesso vediamolo in azione questo RVX Air Cross, quindi andiamo a prendere posizione e vediamo nell'utilizzo normale come si regola la velocità e anche qual è il suo feeling a livello di rumorosità e di sensazioni che ci dà. Forza, andiamo a vedere. Ci posizioniamo sul sedile, comodi, come detto, i poggiapiedi indipendenti con regolabili in maniera molto molto semplice. È autoalimentato, quindi non serve collegarlo a nessuna presa di corrente, ma semplicemente iniziando a vogare il vostro vogatore prenderà vita. Un display compatto che ci dà il tempo trascorso, le calorie. Abbiamo la possibilità di inserire una fascia cardio che verrà subito letta dal nostro vogatore. Abbiamo le vogate al secondo, il tempo indicativo per percorrere i 500 metri e i watt che stiamo sprigionando. Sul display è poi possibile scegliere facilmente varie modalità, come una funzione game per rendere più interattivo il vostro allenamento, piuttosto che porre degli obiettivi di distanza, di tempo di allenamento,
o perché no di watt da mantenere, e avere così un piccolo trainer sempre rivolto magari a quello che è l'utilizzo domestico, quindi per chi lo usa in solitaria, e tre intervalli di tempo che permettono appunto un interval training già strutturato. Per modificare la resistenza, molto semplice, si porta questa leva in posizione e già dalle prime vogate ci si accorge che è molto molto fluido come sempre il movimento, ma appunto offre più resistenze, quindi più fatica di utilizzo. Adesso vi lascio un attimo al sound del vogatore. Come vedete si configura bene per un uso domestico e ha un ottimo feeling. Questo è l'RVX Air Cross, un vogatore veramente solido, salva spazio, con ruote di trasporto incluso, l'avete già visto in apertura di video in piedi. Lo rivediamo per riporlo al suo posto con un semplice gesto, molto molto semplice, e vedete che veramente va a salvaguardare lo spazio anche di casa, magari in una situazione in cui non è possibile lasciarlo aperto tutti i giorni. Se volete scoprire di più, fate un giro sul nostro sito e vi aspettiamo nel Tech Corner.